Cari amici, sto facendo una cosa che va contro tutte le leggi della fisica, della scienza e della chimica, ovvero quella, dopo anni e anni e anni, di riprovare a fare delle live di Yandere Simulator su YouTube. Non le facevo da tanto perché ci sono le webcam che crollano, no, volevo dire perché ci sono stati problemi con le censure, ci sono stati problemi abbastanza rompiscatole. Però, visto che c'è la censura, sto cercando di capire come fare a inserirla, faremo in modo di utilizzarla. Qualcuno di voi mi ha proposto, Kira, pensi di riuscire a far fuori tutte tutti i membri del consiglio studentesco? Non lo so, posso fare un test e lo farò cercando di censurare l'universo. Quindi, per prima cosa, riavviamo la settimana. Andiamo un attimo a resettare tutti i progressi, quindi usciamo direttamente da questo mondo, andiamo al menu principale, così vi faccio vedere anche un po' di tasti, ci saranno un po' di caricamenti, perché questo è un gioco pieno di caricamenti, cerchiamo di fare una nuova partita, questa è la mia attuale partita, e facciamo un nuovo gioco con la partita da zero, quindi resettiamo tutta la settimana e andiamo a giocare felicemente tutto questo casino, quindi vai! Continua, dovrò censurare come l'inferno, ma lo farò. Quindi, benvenuti a tutti in questo ritorno delle live di Yandere Simulator. Vediamo se ci riesco. Hai sbloccato la possibilità dell'abbonamento di YouTube. Allora, Anna, tesoro mio, devi sapere che dal 30 di maggio non ci sarà più YouTube Gaming. Quindi hanno spostato la possibilità di abbonarsi direttamente sotto il canale dello YouTuber, piuttosto che avere tutto quel passaggio. Vai su YouTube Gamer, cerca il tastino e allora fai le magie, gira su te stesso 4 volte, controlla che i pianeti siano allineati, mangiati una brioche e allora ti potrai abbonare. Adesso c'è semplicemente il tasto sotto. E probabilmente crasherà questo gioco, perché succederà. E proviamo, sono un po' agitata. Allora, intanto pensiamo un attimo. I membri del consiglio studentesco sono 5 maledette schifose. O 4, non mi ricordo quante sono. C'è quella con i capelli bianchi, quella con la benda sull'occhio, quella con i capelli rossi e quella con gli occhiali. Sì, mi sembra che siano 4. Se me ne manca una mi dispiace, ma proprio non riesco a ricordarmi chi è. Questo vuol dire che devo farle fuori. Quindi la prima cosa da fare assolutamente è andare qui sul menu di debug, premere F9, che è il tasto sacro degli youtuber che streamano Yandere Simulator, e sperare di sopravvivere a questa cosa. Allora, i miei obiettivi non sono qui fuori, ma sono direttamente dentro la scuola. Ho fatto l'errore di non mettermi le mutande giuste, purtroppo, però non importa. Allora, ragioniamo un attimo sul senso della vita. Da qui da qualche parte ci sono le mie eccole. Il problema è che loro purtroppo girano col peperoncino in faccia e appena vedono qualcosa che non torna ti ammazzano. Un buon sistema per farle fuori, ecco, sono 4 come pensavo, sarebbe quello di avvelenarle, ma loro non mangiano. Un altro buon sistema sarebbe quello di rapire qualcuno, di torturarlo per fare in modo che poi possano ammazzarne almeno una. Quindi farò presto un tutorial proprio dedicato al rapimento e cercherò di farle fuori. In teoria, se gli riuscissi ad arrivare alle spalle in maniera molto 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 stalker e in maniera molto stealth, forse ci sarebbe una possibilità di farle fuori. Non lo so, sinceramente non lo so proprio se sia possibile farla sta cosa, però ci faremo un tentativo. Allora, teoricamente, se io volessi tentare la strada del rapimento, ho già sbagliato tutto, perché dovrei, anzi facciamo una cosa, riavviamo subito la partita e vi faccio vedere anche perché. Quando volete rapire qualcuno, e ripeto, farò tutto questo in un tutorial più articolato, la cosa più importante da fare sarebbe di rapire una persona e di tentare però di avere quindi abbastanza abilità di biologia. Facciamo un test e vediamo se ci si fa. Potrei anche provare a ucciderle e basta, potrei fare anche un test di uccisione e basta, però intanto mi prendo le mutande, quelle da biologia. Adesso vi faccio vedere quali sono, perché le mutande non sono soltanto carine in Yandere Simulator, ma servono anche per darvi dei bonus aggiuntivi. Ecco, adesso vi faccio vedere tutte le mutandine, che cosa possono servire. Adesso provo a fare questa cosa, non assicuro di riuscire a farla perché sarà difficile, è una challenge difficile, me l'avete data veramente cattiva, però ci provo. Ci provo, i caricamenti come vedete sono infiniti perché questo gioco crasha come solo lui sa crashare, però ci si prova. Allora, ho fatto la cavolata, devo riavviare il giorno, non importa, non è successo niente. Riavviamo, rimettiamo la censura, teoricamente dovrebbe essere attiva. Allora, potrei semplicemente provare ad ammazzarle, festa finita, proviamo con il metodo semplice. Vediamo cosa succede se io vado semplicemente lì e le ammazzo. Ok, sono armata, questo vuol dire che devo fare attenzione a quello che faccio della mia vita.
Potrei anche fare un test di ammazzare qualcuno giusto per provare, ma non lo farò. Dobbiamo essere stealth, ragazzi, molto stealth. Non ho censurato il sangue perché a volte se si mettono entrambe le censure non funzionano. Ho censurato solo le uccisioni. Se non ho censurato le uccisioni è un problema, perché vuol dire che si vedranno. E se si vedranno, YouTube mi farà una resta così. Quindi, cominciamo. Oh, ciao. Ciao. Vedete qual è il problema? Che appena mi vedo, appena mi vede che c'ha il coltello in mano, questa si gira. Proviamo a non farsi notare. Non ti faccio niente, non ti faccio niente. Questo è il problema, che c'è il peperoncino in tasca. Appena mi vede, questa mi ammazza. Io non so neanche se c'è veramente un modo per tirare giuste due. Ste qui agendo. Ciao. No. Ok, primo incidente. Primo incidente. Mi ha beccato subito. Purtroppo, anche se ci vado stealth, questa mi sgama. Devo girare in un altro modo. Devo andare in un'altra maniera. Quindi proviamo a agire in un altro modo, perché è l'unico sistema a questo punto. Devo agire d'astuzia, perché se ci vado diretta non ci si può fare. Purtroppo queste girano col peperoncino, sono difficili da buttare giù. Proviamo un altro sistema. Se avete qualche suggerimento anche voi datelo, eh. È probabile che devo sfruttare qualcun altro per fare sta cosa. Ho sbagliato di nuovo. Basta, devo mettermi le mutande giuste. Conto delle kill 1, sì, grazie, infatti, perfetto. Ho sbagliato di nuovo, non ho messo le mutande da biologia, pazienza, non importa, ce la caviamo lo stesso. Kill numero 1, esatto, mi hanno catturato. Quando la setta è molto bassa, vai in giro e pugnai la gente così, di default, senza neanche pensarci, ma loro non frega niente, continuano ad avere il loro dannatissimo spray peperoncino e ti fanno un mazzo così. Quindi proviamo a fare un'altra... Abbassati, mi dicono dalla regia. Abbassati, ma da abbassata non puoi usare il coltello, è quello il problema. Vedete di loro inchinata, va bene, ci si prova, ci si prova. Quando sei vicino a una di loro rallentati, abbassati, va bene, però devo beccarne una che sei da sola. Purtroppo gli altri studenti, se gli dici, ehi, vieni un attimo con me in privato, ci vengono, loro non ci vengono. Loro non mangiano, quindi non puoi avvelenarle. Loro non ti seguono, quindi non puoi ucciderle in privato. Loro si voltano, loro hanno il peperoncino, loro hanno tutti i bonus del mondo, quindi non posso fare un tubo. Ok, proviamoci di nuovo. E ricordiamoci di censurare l'inferno, quindi andiamo. Prendiamo il coltellino, che tanto è sufficiente questo. Purtroppo non ci si può fare assolutamente niente a queste maledette donne. Non ci si può fare nulla, proprio nulla di nulla di nulla. Uccidila quando in una stanza, ti abbassi e va. Aspetta, c'è una di loro che è a cane, che mi sembra che entri nel club di cucina in questo momento. Non so la routine di tutti, ma di questo sono abbastanza sicura. Ora, questi pop-up mi hanno un pochino divertito, devo essere sincera. Ormai ci gioco da abbastanza tempo e andessi molto ad avere una vaga idea di come funziona, ma proviamo. Abbassati, colpiscile, ma devi essere velocissima. Immagino. Allora, aspetta, riflettiamo un attimo sul senso della vita. Eccola, eccola. Allora, lei adesso dovrebbe entrare qui dentro. Dovrebbe entrare qui dentro. Chiudiamo la porta. Senza farsi notare che c'ho il coltello in mano. A parte siamo in un club di cucina, quindi dovrebbe essere fattibile come cosa. Abbassati un attimo, tesoro. Stai lì e guarda, guarda il club. Guarda il club com'è bello. No, mi ha beccato perché pensavo le stessi facendo le foto alle mutande. No, niente da fare. Non posso neanche mandare qualcuno a distrarle. Sì, vabbè, non volevo, scusa, mi dispiace. Sì, lo so. Non volevo mettermi a fare le foto, mi dispiace tantissimo, sono molto pentita. Ecco, visto che sono pentita, lei mi lascia andare. Ricordatevela sempre sta cosa. Se vi becca, scusatevi selvaggiamente di quello che avete fatto. La mia reputazione sta andando a quel paese. Eccone un'altra. Io ho ancora il coltello con me, sì, in realtà ce l'ho ancora. Allora, riflettiamo un attimo sulla cosa da fare. Allora, usa la presa elettrica. Ma non so se li posso offrire. Ho fatto un tutorial anche su quella. Vediamo se li posso offrire una merendina salata. Vediamo un po' se funziona. Non penso che la accettino in realtà, però ci si può provare. Col sistema delle prese elettriche ci ho fatto tutto un tutorial dedicato. Anche questo ve lo devo far vedere. Ora facciamo un test. Vediamo se gli posso offrire una merendina. Kima! Muah, grazie mille! Sai che se torturo uno studente può usarlo per uccidere una prof, una studentessa del consiglio? Sì, in realtà volevo fare anche questo, ma prima volevo vedere se ci riuscivo da sola, senza ricorrere a altri studenti. Grazie mille, Kima. Allora, ragioniamo un attimo sul da fare. Non puoi buttare l'acqua addosso alle tipe? È una soluzione, vediamo un po'. Se ne becco una potrei provare a offrirle una merendina. Vediamo un po', perché se effettivamente bevessero potrei cercare di manomettere qualche presa di corrente.
Anche buttare l'acqua addosso potrebbe essere una soluzione. Vediamo. Così si vanno a cambiare. Così si vanno a cambiare. Dove sono? Ora che mi servono, dove sono? Venite fuori, maledette. Dove siete? Che fastidio quando sparisce la gente. Ci serve un metodo molto più semplice, dice Alex. Li proviamo tutti. Ma almeno una la voglio far fuori, senti. Ma dove sono? Dai che gli devo dare la melendina. Dai, dove siete finite, maledette? Stanno mica sul tetto, vero? Qualcuna potrebbe essere sul tetto. Non mi ricordo la routine di tutte loro. Mi ricordo quello che fanno all'inizio, perché poi le perdo un po' di vista. Dovrebbero essere per le scale a un certo punto. Prendi la radio, abbassati, mettiti dietro e uccidila. Come la radio? Ma dove sono andate, però, in tutto questo? Vediamo se voglio una merendina, intanto. Sto per provare. Lo vedete anche voi che sono sparite, vero? Ciao, Febug! Come stai? Cioè, Mordug, scusa. Come stai? Quanto tempo? Aspetta, vuoi uno snack? No. No, non lo vuole il mio snack. Non lo vuole il mio schifosissimo snack. No, non lo vuole assolutamente, maledizione. Lo regalo a te anche se non so che cavolo tu sia, perché mi stai simpatico, tieni. Pieti sto snack che tanto non so cosa farmene. Ciao. Dai però. Uffa, due volte lo stesso giorno sono riuscita a farmi beccare. You've repeatedly caused disruptions at school and scusati di nuovo. I understand what I... What are you? A broken record? Sì. It seems you're only capable... If you think you can get through life... I'm sending you home for the rest of the day. No, you are hereby dismissed. No, maledetta. Mi ha mandato a casa. Vada alla tartaruga e metti la sanità a zero senza coltello. Appena arrivi vicino tira fuori il coltello. Ma quelle si difendono però. Quando mi vedono così o mi mandano da... Ma che fastidio, ma che fastidio enorme. Vai a letto, Ayano, vai. Vai a letto che è meglio. Prova a buttare i pesi addosso alle tipe dal tetto. È una soluzione anche quella. Ora li proviamo tutti, eh. Allora, intanto mettiamoci le mutande quelle giuste, che non si sa mai. Che sarebbero queste, perché ogni volta che uno impara qualche cosa lo impara meglio. Vai. Lo so, mandano continuamente dal preside. Questa qui è una cosa recente che ha aggiunto, perché si era accorto che non poteva. Adesso invece possono. La benzina non la posso più prendere al momento. Mi sembra l'abbiano nascosta nel club di giardinaggio. Non è più alla mercé di tutti. Quindi proviamo un altro sistema. Quello dei pesi potrebbe essere interessante. Ma non so loro dove vanno di preciso. Cioè potrei cominciare a piazzare un po' di trappole a destra e a sinistra. Effettivamente. Vabbè, con la modalità ebola per forza, Kima, che le ammazzo, capirai. Capirai. Capirai che le ammazzo. Vabbè, troviamo un altro sistema. Col secchio d'acqua. Ora appena si è caricata la giornata si fa qualche cosa, non vi preoccupate. Dai. Nel club di cucina avvelena i polpini. Non si può più fare, non le ho tolte tutte queste cose, ragazzi. Poi loro non mangiano. Loro sono immuni all'appetito, sono immuni a qualsiasi cosa. Censuriamo. Allora, facciamo un'altra cosina. Andiamo a scuola, andiamo in classe. Come vedete, le mutandine sexy, quelle da studentessa sexy. Scatta la mia foto e vedi il suo punto debole. Non si vede il punto debole delle studentesse di quel tipo. Là. Torniamo a scuola. Ecco, adesso che ho la biologia alta posso mettermi a rapire la gente. Poi farò, ripeto, un bel tutorial approfondito al riguardo. Andiamo a fare un paio di cosine simpatiche, tipo... Allora, intanto facciamo una cosa. Prendiamo un po' di panty shots con un cittino magico. E andiamo a chiedere un favoruccio alla nostra... Oh, eccone una... che fastidio. Ora almeno una la voglio ammazzare di cattiveria. Ecco, grazie Mordug, dillo che siete in tanti e doveste mettere like come se piovesse. Andiamo a rubare la siringa, va? Vediamo se riesco a ammazzare, a prendere qualcuno. Allora, vediamo se riesco... la siringa è qua. Non so se è una buona idea farlo a quest'ora, ma ci si prova. Al massimo ci si prova domani, se vediamo che oggi non viene. Cara infermiera, mi serve la tua... ciao infermiera, ciao. Non ho assolutamente cattive intenzioni, non mi guardare. Non mi guardare assolutamente, ciao. Non ho assolutamente rubato la siringa. Chiediamo a InfoChannel di dropparci il tranquillante. Pleasure doing business with you. Perfetto. E ora prendiamo una ragazza a caso e
facciamoci seguire, non dalle prof, naturalmente. Tu vai benissimo. Anzi, no, tu sei un po' troppo brava con le arti marziali. Prendiamone un'altra. Quella laggiù va meglio. No, hai ragione. Cocona, potete prendere Cocona. Fatele a fare le pulizie. No, è meglio se prendo quella laggiù. Quella laggiù che non sta facendo niente. Vieni, chiunque tu sia, non me ne importa proprio nulla. Vieni con me, carina. Fai un favore, seguimi per piacere. Ti farò vedere delle cose molto carine. Tipo la vedrai, eh. Allora, qui da qualche parte mi ci ha droppato, ecco, il tranquillante, la nostra amica. E quindi andiamo a prenderlo e vai. E ora, tesoro bello, ti devo rapire. Quindi vieni un attimo con me in palestra, grazie. Mi stai seguendo? Brava. Con la scossa? No, perché non accettano lo snack. Senza lo snack non so come attivare la scossa. Poi ho fatto tutorial per tutto, non vi preoccupate. Dove sei, bimba? Bimba! Dove sei? Seguimi. Donna! Dove sei? Donna! Dov'è quell'infame che gli avevo detto di seguirmi? Ma allora? Laggiù sei? Su! Quanto ti ci vuole a far mezzo metro? Dai! E segui un po', accidenti. Dai, dobbiamo andare qua dentro. Allora. Bimba cara, su. Entra un attimo qui dentro che ti devo far vedere quanto è bello sto posto. Tanto non mi interessa chi è sta qua, basta una donna qualunque, perché gli uomini non so che se si possono più rapire. Allora, dai. Allora, chiudiamo la porta. Allora, no, 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 ciccia, no, 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 ciccia, ciccia, devi seguirmi, devi seguirmi, devi seguirmi. Chiudiamo la porta con noi dentro e adesso na 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 na. Non è morta, tranquilla, è solo addormentata. E sta dormendo, poverina. Ecco, bravo YouTube. L'hai visto, è tutto censurato. Ridi. Ridi, cara, ridi. Sta dormendo, sta dormendo. Perfetto. Ora portiamola dentro il cassettone qui. Secondo loro dovrebbe essere la custode di uno strumento musicale. Non so loro che strumenti musicali conoscano. Quadrati così, ma va bene. Buonanotte, tesoro. Dormi. Dormi serena, mia piccola, cara. Non so neanche come ti chiami, in realtà. Non mi interessa. Esatto, venite a iscrivervi, lasciate like, commenti, tutto quanto. Chiudiamo le porte qui, che non si sa mai. A parte non dovrebbe accorgersi nessuno, ma chiudiamo le porte. Ok, noi siamo persone brave, dirigenti. Guardate che chiappette sexy che c'è la nostra Iano. E adesso ce ne possiamo anche andare. Purtroppo lo snack non lo vogliono, quindi non le posso elettrificare. Vediamo se sono ancora qui che giro da qualche parte però, perché ho ancora il coltello in tasca. Io no, ho la siringa in tasca. Ma penso di non poterci più tranquillizzare nessuno. Il problema è che potrei anche usare il sistema della trappola. Tanto è l'ora in cui si pulisce le cose. Quindi se giro con un secchio d'acqua non si offende nessuno. Vediamo se riuscissimo a settare qualche trappola. Vediamo un po'. Tanto ora posso pulire il clean time. Quindi se giro con un bel secchio pieno d'acqua non è una cattiva idea. Il problema è che queste maledette donne se ne sono andate nel nulla. Ce n'è almeno una rimasta nella scuola o sono tutte esplose? Eccone una. Aspettare. No, perché sono a scorrimento. Magari esce di là da qualche parte, vediamo. Com'è morta la live? Si è bloccata? Dovrebbe riapparire, io la vedo ancora. No, è ripristinato, scusate, è stato un momento di tristezza della connessione. Provate a riaggiornare. Come non è il clean time? Non lo è più? Ah, non lo è più? Vabbè, ma per un minuto. È morta la live. Dovrebbe essere tornata in vita, io la vedo ancora. Ok, sì, è tornata. È tornata in vita. No, scusate, a volte la connessione che c'è sui problemi. Fate, riaggiornate la pagina se volete che ritorni la live. Dovrebbe essere solo quello il problema. Scusate, non è colpa mia, purtroppo la connessione a internet. Perché... Ma avevo solo un secchio d'acqua in mano! Avevo solo un secchio d'acqua in mano! Accidenti! Terribile ste donne! Oh, avevo solo un secchio d'acqua... Ma che problemi hai? Vabbè. I'm not surprised to see you again. Deranged. Insane. Ma cosa? Psychotic. Ma... These are the words that others have used to describe your behavior. Stavo solo tenendo un secchio d'acqua in mano! Don't feel safe with you around. Stavo solo tenendo... I'm deeply concerned. Ma stavo tenendo solo un secchio d'acqua. Scusati, cosa devo fare?
Però cambia frase. Ancora? Oh no, I'm not falling for that trick again. I made the mistake of trusting you because you insist on treating this situation. Ma no. I'm suspending you from school for 2 days. Hopefully that will be enough time to straighten yourself out. Mi ha sospeso perché portavo addosso un secchio d'acqua. Devo mentire stavolta, forse. Mi dispiace. Hanno distrutto il club di scienze perché mancava un membro. Qui a quanto pare basta che ti ammali un giorno e subito il tuo club muore. Vabbè, userò questi 2 giorni per torturare la gente. Cosa ci posso fare? Poi cambio il giorno della settimana però, perché sennò è già troppo tardi. Eh sì, infatti uno viene espulso perché teneva un secchio d'acqua. Mi sembra assolutamente legittima come cosa. Tanto ci penso io adesso a corrompere un po' le persone. Andiamo un attimo nel basement e andiamo a torturare un pochino la nostra amica qui. Ciao. Giusto per un'oretta. No, vabbè, torturo dopo, non c'è problema. Vai a scuola adesso. Vai a scuola che devo aggiornare un attimo la giornata. Lo so ragazzi, era solo un secchio d'acqua, ma alla prof non è piaciuto e neanche a quelle altre maledette donne. Oddio, ho finito il tempo delle pulizie da 2 minuti. C'hai un secchio d'acqua in mano, sei sospetta, ma TSO. Ok, calmati Kiria, calmati. Adesso proviamo a fare un'altra cosa. Voglio vedere se riesco a rimandare indietro il tempo senza dover necessariamente rinunciare alla donnina che è nascosta dentro il mio scantinato. Vediamo se ce la faccio. L'acqua è il veleno più potente del mondo, mi sa anche a me, veramente. Mi sta un pochettino crashando Yandere Simulator. Voi non lo vedete, ma io sì. C'è una bella crotellina con scritto "non risponde". Bene. Mi piace quando non rispondono. Mi piace tantissimo. Yandere, per favore. Per favore, torna. La diorina la metti vicino a una di quelle maledette carissime. Aspetta, non riesco a leggere i commenti. Non l'ho riuscita a leggere, mi è scappato. Allora, proviamo a cambiare il giorno della settimana. Facciamo finta che sia di nuovo lunedì. Vediamo se funziona. Vediamo se funziona che sia di nuovo lunedì. Le mutande con l'orsetto, quelle servono per aumentare la reputazione, no? Ok, riproviamo. Ho provato a aggiornare la settimana. Vediamo se adesso funziona. Perché per un paio di giorni non potremo andare a scuola se la torturiamo. Sempre che ancora lì non mi ha riaggiornato tutti i salvataggi. In teoria cambia il giorno della settimana, non dovrebbe cambiare niente. Vediamo. L'acqua è il pericolo più grande al mondo. Infatti negli stadi te la fanno buttare. Infatti anche negli aerei non ci puoi portare le bottiglie da un litro. Sono riuscita addirittura a farmi buttare fuori dalla scuola per 2 giorni perché avevo un secchio d'acqua in mano. Ma questi membri del consiglio studentesco sono diventate un incubo, veramente. Io vi ricordo com'erano le prime versioni di Yandere Simulator. Te andavi lì, ammazzavi la gente, la disintegravi, la smembravi, nessuno ti vedeva, nessuno ti calcolava. Avevano tutti un raggio d'azione di 2 metri al massimo, non vedevano niente di niente. Ok, allora. Sì, effettivamente lei manca, guardate, sono solo 4 sti qua e non hanno più neanche il club. Sono anche smembrati come club. Ok, ho tutto il tempo che voglio. La mia reputazione è andata a quel paese, ma lo so come fare. Quindi chiediamo a InfoChan di aumentarci la reputazione. Ecco, di 5, non è granché, ma ecco. Come vedete sto aumentando la mia reputazione un pochino, perché può servire. Ecco, ora sono la persona più bella e popolare della scuola. Ok, guardate ora come mi vogliono tutti più bene. A quanto pare sono diventata una persona di cui si può avere stima. Ok, andiamocene. Andiamo, lezione, non me ne frega niente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. In teoria potrei anche provare a ammazzarne qualcuna giusto per provare, ma intanto ne voglio ammazzare una selvaggiamente con l'altra maniera. Quindi, prendiamo language, che è quello che ti permette di far scrivere lettere di suicidio. Purtroppo non posso neanche buttarle di sotto dal terrazzo, perché c'è il problema che queste non puliscono. Hanno un sacco di problemi, queste studentesse. Non è come ammazzarne qualunque altro. Questa non mangia, questa non pulisce, questa non fa niente. Basta, andiamo a casa e torturiamo. Ora per 2 giorni si sta a casa e si tortura, basta, non si fa altro tutto il giorno. A casa. Andiamo, vai. Allora, cara bimba, andiamo nello scantinato e facciamo una cosa simpatica, ovvero torturiamo. Ciao, tu non mi conosci, non conosco te. E cominciamo la tortura, dai. What are you doing? Don't come any closer. Stay away. Stop. No! Non ci è dato sapere che cosa ha fatto Ayano. Nessuno di noi lo vuole sapere veramente. Oggi però non andremo a scuola.
Sì, esatto, questa si lamenta perché sono pazza e poi perché avevo un secchio d'acqua in mano. Lo so, lo so. Dai, è il momento di torturare ancora un po'. Mi spiace, bimba, io non so chi tu sia, non ti conosco, ma è il momento di torturarti. Giusto un paio di giorni di tortura, niente di che. La radio, dite, può essere una soluzione anche quella. Po poverina, non ho paura di sapere che cosa sta facendo, che cosa gli sta facendo. Guarda, Iano, ho veramente paura a chiedermelo. Però non vedo sangue per terra, quindi non lo so. Il problema è che ancora non possiamo tornare a scuola perché dobbiamo torturarla ancora un pochino. Che giorno è oggi? Mercoledì. Domani possiamo tornare a scuola. Credo. Giovedì sì. Giovedì sì, dovrebbe poter. Vediamo quant'è la sua sanità mentale. Al 45. Ok, con questa gliela azzeriamo. Perfetto. Ormai questa qui si è arresa al suo destino, non ci si può far Why are niente. you doing this? Perfetto. E allora domani si va a scuola. Non vi preoccupate, domani sarà una bella giornata per i membri del consiglio studentesco. E vediamo un po' quale potrei far fuori. La quale è quella che mi ha rotto di più le scatole di loro? Portiamola a scuola. La tortura psicologicamente, in teoria. In realtà sì, perché non mi sembra che abbia dei segni strani sulla faccia. Li mostra l'immagine da chi altichi, ma dici che è quello? Mamma mia, quanto shock in questi tacchi alti. Allora, dai, andiamo a scuola. Almeno una si fa fuori. Almeno una, sicuro, con questo metodo si fa fuori. Proprio non ci piove. Le altre si guarda, ecco. Quella con i capelli rossi è quella che mi ha scocciato di più? Ah, cane? Vabbè, si comincia con la cane. Allora, vabbè, avete detto cane. E si fa cane. Va bene, leviamoci un problema alla volta. Un problema alla volta e facciamo fuori la piccola cara cane che non vedevo l'ora di schiantare. Una lettera nell'armadietto di uno del consiglio, ma non mi calcolano, quello è il problema. Il problema è che quando ti scrivi una nota da mettere nell'armadietto, per fare in modo che la persona in questione ti consideri, devi sapere un po' quali sono i suoi interessi, ma quelli stanno tutto il giorno zitti a controllare che tu non abbia secchi d'acqua in mano. Quindi come fai? Allora, intanto mi serve un'arma. Prendiamo questo simpatico coltellino. Nascondiamolo perché è meglio nasconderlo. Torniamo giù. Allora, qui nascosta in un angolo ci dovrebbe essere lei. Eccola, povera cucciolina. Guardatela com'è tutta triste. Dai, cucciola, va tutto bene. Sì, sei inutile, tesoro. Sì, tesoro. Adesso andiamo a uccidere la cane. Dov'è quella cagna che la voglio uccidere come si deve? Dai, dovrò censurare quello che si vedrà. Però intanto cominciamo a farla fuori. Addio. Ciao, cane. Ciao, così impari a mandarmi a chiudere i secchi. Quella con i capelli neri è peggio, ma fanno schifo tutte queste qua. Anche quella con i capelli bianchi è abbastanza. Sì, avete ragione. Vabbè, una per volta. Poi le altre provo a farle fuori in qualche altro metodo. Dai. Ci vorranno 40 minuti, perché questa qui kill. 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 Vabbè, allora nel frattempo abbiamo tutto il tempo di leggerci un fumetto, di scrivere sull'agenda, di berci un sorso d'acqua. Dove cavolo sei, Akane? Per favore, devi schiantare. Guarda, non ne posso più. Ci diventiamo vecchi. Dove è data? Ah, scusate, l'avevo persa momentaneamente di vista, mi ero girata. Dai, falla fuori, per favore. Peppa Pig spaventa tutti gli yandere. Ma sì, ma perché ci vuole di più a far morire sta qua che a far qualunque altra cosa? Almeno se ammazziamo quella con i capelli bianchi, almeno era lì davanti. Mamma mia. Ma siete sicuri che mangino? Perché non l'ho mai vista mangiare? Ok. Io l'ho sempre vista pattugliare a scuola lo stesso. Sono tutte antipatiche. Sì, più che altro perché si allarmano per niente. Ah, è un rap, kill, kill, kill. Sì, è una trapper, è diventata sta qua. Akane! E sei? Vabbè, capito, domani forse. Domani forse.
Domani. Mi spiace, per ora non credo sia un mondo perfetto. Domani. Potevo ammazzare quella con i capelli blu. Nessuno si sospetta. Cioè, allora fatemi capire. Ma tutte sono passate tranne a cane. Ma che è sta storia? Vi vorrei far notare una cosa comunque. Sta qua sta camminando a testa bassa, ripetendo kill, 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 e nessuno se ne frega niente. Io basta che porti un secchio d'acqua un minuto dopo la fine dell'ora di pulizia e subito la gente: oh mio Dio, sei un'assassina! La mia reputazione si è abbassata di nuovo perché sono stata 2 giorni a casa. In Giappone non ti puoi neanche beccare un'influenza. Eccola laggiù, finalmente. Non puoi neanche beccarti un'influenza perché altrimenti le persone cominciano a pensare che tu sia una persona orribile. C'è un tasto per avere Saki già torturata? Sì, c'è, ma l'ho fatto alla vecchia maniera, diciamo. Aumenta la velocità di riproduzione del gioco. Mi si bugga da morire quella funzione. Se la faccio poi rischiamo di rimanere tutti bloccati. Dai, dai Akane, stai ferma un attimo lì. Stai ferma un attimo lì. Aspetta, la tengo ferma io, ho capito. Akane, guardami, ti faccio... Cos'è successo? Cos'ho schiacciato? Cos'è successo adesso? Cos'è successo secondo voi? Ragazzi, mi date un suggerimento di che cosa può essere capitato? Perché sono... voi avete capito cosa è successo? Perché non l'avevo mai vista sta cosa. Cioè, bella l'acqua della fontana, mi piace la texture, ma che cavolo è successo? Dai! Ma cos'è successo? Ma perché? Cos'è sta roba? È pomeriggio! Ma che... Fatemi uscire da qui. Ma è morto o no? È morto o no? Ho attivato la frica, ma come ho fatto? Cos'è successo? Stanno andando via tutti. E lei non è più lì. È morto o no? Quello sta scappando di là. Come corre questo ragazzo? Non capisco che... Deve essere morta, forse? Non so che cosa è successo. Sì, la sta uccidendo adesso. Sento dei chiari suoni di morte. Non so dove è successo, ma è successo. Vediamo un po' se è vero che si vede. Sì, qualcuno ha fatto una foto. È morta, è chiaramente morta. Altro che censura. Qui è stata una censura alla grande. Vediamo un po' se... Dovrebbe essere stato scorrente morta. Sentite? Il rumore di giugolare che sta esplodendo. Sì, è morta. La sta ammazzando proprio ora. Non so dove, ma la sta ammazzando, credo. Non so che cosa si è buggato, ma credo che la stia uccidendo in questo momento. A breve qualcuno si dovrebbe rendere conto. Sì, qualcuno se ne è reso conto, sì. Questa cosa non rimarrà impunita. Sì, qualcosa è successo, chiaramente. Adesso arriva la polizia e nessuno potrà risalire a me, naturalmente. Eh sì, chiaro. Sì, è morta, è chiaramente morta. Io vorrei andarmene a casa adesso, volendo, eh. Sì, ho visto uno degli studenti molto feriti. Penso che siano morti. Sì, anch'io lo penso, tutti lo pensiamo. Vedete questo ragazzo qui? Non lo direste mai, ma in realtà è un gran figo. Però poi vi spiegherò come fare a vederlo che è un gran figo. Ok, è morta. Da qualche parte della scuola, ma è morta. Voglio vedere il cadavere proprio per soddisfazione? Questi stavano a guardare l'estintore. No, it can't be. È qua. Credo. Dov'è? Questa è una tragedia. Perché qualcuno fa una cosa del genere? Dobbiamo chiamare la polizia immediatamente. Sì, ma l'hanno già chiamata la polizia. Dove è successo? Dove sta? Boh, da qualche parte. Da qualche parte è successo. No, non potevo farvelo vedere, ragazzi. Purtroppo non potevo. Ve lo mimo. Praticamente immaginatevi la scena. Allora, c'era la tipa torturata che prendeva la ragazza, la sbatteva di cattiveria a terra, gli si metteva a cavalcioni sopra e poi cominciava così col pugnale per una ventina di volte. Poi quando aveva finito girava il coltello verso di sé, se lo piantava nella giugulare e aspettava che tutto il sangue uscisse in modo da mimare un suicidio. Ok, dopo questa mi sa che YouTube mi censura. Comunque ve l'ho spiegato nella maniera più realistica che mi è venuta in mente. Spero che vi siate fatti una bella idea, e dopo questa possiamo anche andare. Premi CTRL per vedere il corpo. Ok, cerchiamolo. Non lo vedo mica, però. Grazie, Kima. Aula di musica? Ma non c'è nessuno qui. Yandere Vision, scelgo te. Ma non lo vedo il corpo.
sia... Eccola là! Eccole là! Ecco qua! Volevate vedere il corpo? Eccoci qua! Meno starci troppo vicino perché... Ecco fatto! Ecco quello che è successo. Lo so che sembra un'altra cosa vista così, però vi assicuro che sono morte. Quindi al momento è meglio che aspettiamo che la polizia arrivi e faccia quello che deve fare. Comunque sì, sono morti male, ecco. Non facciamoci foto sopra perché sennò diventiamo un po' morbose. Anzi, chiudiamo la porta, lasciamo un po' di privacy a queste donne. Ecco appunto, chiudiamo tutto e ciao. Adesso la polizia arriverà. Nel frattempo studiamo un altro sistema per ammazzare le altre. Vediamo se effettivamente mi risultano morte. Ora dalle informazioni sì, risulta morta lei, perché l'abbiamo fatta fuori, e dovrebbe risultare morta naturalmente anche quell'altra. Tanto il club era già stato sfasciato prima e non ce ne frega nulla. Dove stai, donna? Da qualche parte. Eccola là, poverina. Si chiamava Mechanicaru, neanche lo sapevo. Voleva costruire un gigantesco robot nel secondo della sua vita. Mi dispiace, ma no. Tesoro, non costruisci niente. Prendi il coltello e uccidi anche le prof. Betty Noir, lo so che hai visto troppo... Le glitch tail varie, ma no, non possiamo. Però domani sì, proviamo a farle fuori con qualche altro sistema. Saranno tutti un pochino più turbati magari. Guarda questi come dipingono. Ma questo quadro non era già così prima. Non sta dipingendo mica niente. Vabbè, guardiamo i quadri di questi qua, che se stanno qui tranquilli a non fregarsene di nulla. Hanno fatto anche il ritratto di Mei Waifu, che è la waifu degli Andre Dev. E noi a questo punto potremmo anche fregarci di tutto e andare via aspettando. Adesso quella con i capelli bianchi. Bisogna soltanto decidere come fare a ucciderla, quella con i capelli bianchi. Perché potrei anche riutilizzare questo sistema volendo, basta fare qualche trick. Oppure come si potrebbe fare? Con i pesi, avete detto, eh? Con i pesi, abbiamo detto con i pesi. Effettivamente questo affare... Non sono dello sport club, no, infatti. Norvi, tutto bene? Ha mangiato le lasagne? Sì, Kima, tranquillo, le mangia. Le mangia sempre. Non sono dello sport club, dovrei entrarci probabilmente. Oh, ma veramente solo perché l'ho spostato di mezzo metro siete così... Dai, l'ho solo spostato di mezzo metro! E poi eravate voi a tenerlo lì! Eravate voi a tenerlo lì, non ero io! Ci avete anche una katana qui per terra, una sega elettrica, e vi stupite perché uno le prende, ma non lo so. Andiamo via. Questo TSO enigmatico qui, vabbè. Ciao a tutti, andiamo in palestra, va? Andiamo a farci un giro in palestra. Queste qui sono rintronate, veramente. Si poteva anche fare il sistema dei pesi. Un tempo si poteva riempire una cesta di pesi e poi buttarla di sotto. Oppure c'è anche il peso da 50 kg, volendo, che uno può portare da qualche parte. C'è anche il peso da 50 kg nella palestra. Ah, ciao Cocona! Cocona, come mai nuda? Cocona? Why are you nuda? Why are you nuda? Cocona, spiega, non avevo mai vista sta cosa. Perché Cocona a quest'ora è così nuda? A quest'ora si fa la doccia, Cocona, che voi sappiate? Ok, perché? Perché sei nuda, Cocona? Che già un miracolo questo asciugamano ti stia su, sinceramente. Cioè, voglio dire, dovrebbe essere già caduta un sacco. Ok, seguiamo Cocona con l'asciugamano addosso, perché è troppo sexy. Che lei è tutta tranquilla, qui non sa che la gente muore nella scuola, invece muore. È un caso di omicidio e suicidio. Hanno trovato il sangue di tutte e due e le corrispondenze sono quelle, quindi il caso è archiviato. Però non si può... Resta nessuno, guardate che faccia. Ok, andiamo. È stato un omicidio-suicidio. Vabbè, senpai, bla bla bla. Ah, oh no, lei non c'era. Come sarebbe a dire che adesso ci sono le telecamere di sicurezza? No, le telecamere di sicurezza, no. Ciao, Lati Gamer. No. Le telecamere di sicurezza, no, le telecamere di sicurezza, no. Oh, le telecamere di sicurezza. Ma non è stato neanche un incidente, è stata una cosa... Allora, vediamo un po' se riesco a trovarla, qualcosa. Questo per le scuse, questo è farmi correre più in fretta, queste, mettiamo queste. Così
studenti vedono meno. No, vabbè, no, il metal detector, no, 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 resta nel dramma della bella asciugamano, sì, veramente, Kima, veramente. No, adesso come me la sbroglio, che c'è con questo... No, 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 le telecamere, il metal detector, no. Cos'è che non è di metallo? Puoi disattivare le telecamere? Lo sapete che non l'ho mai fatto. No! Non crash, andate a zarda a crash adesso, no! Lo so, perché ci sono i bug. Quando respawni e riammazzi la stessa persona, te la danno per morta, è vero. Anche se in realtà è viva. Midori è la tipica vittima che usi per allenarti con le varie armi. No. No, non posso chiedere a Senpai di fidanzarmi, perché ufficialmente è ancora viva Usana. Ma non esiste nessuna Usana, quindi... niente da fare. E Cocona penso che sia l'unica studentessa che non può essere rapita, perché per un bug, quando vai a addormentarla, la uccidi anche se hai le competenze alte. Oh mio Dio. No words can express the sense of loss. Oh, l'ho fatta mille volte sta cosa io, L'ho fatta mille volte sta cosa di uccidere con l'omicidio-suicidio. Io un'atmosfera così bassa l'avevo mai vista. Guarda qui come bassa l'atmosfera. Sono tutti un po' in fermento al momento, credo, gli studenti. Bruttissima l'atmosfera così. Si può cambiare? Vorrei cambiare anche il giorno della settimana, in realtà. Bruttissima questa atmosfera. La mazza da baseball per distruggere telecamere. Così proprio ci vado lì. Spa! C'è una stanza che ti fa disattivare le telecamere. Deve essere quella al piano di sopra degli annunci. Andiamo a dare un'occhiata. Allora, dai. Coraggio. Ho rimesso un po' d'atmosfera più bellina. E oltre all'atmosfera sarebbe una buona idea se mettessi anche il fatto che sia un giorno più indietro della settimana, perché così è troppo tardi, secondo me. Quindi, dai, rimettiamo a posto l'atmosfera, è veramente troppo triste, tutto grigio in quel modo. Perché hai ucciso una del consiglio studentesco? È una challenge che mi è stata fatta, quindi ho detto proviamo a farlo. L'ho fatta attraverso il sistema del rapimento e volendo potrei andare avanti così, ritornando indietro con la settimana, continuando a rapire studentesse, continuando a farla fuori. È vero, potrei anche rifarlo questo sistema. Però mettiamo un po' di giorni indietro, quindi mettiamo che è lunedì di nuovo. È vero, adesso ci sono le telecamere, però nessuno si deve insospettire troppo se io ne rapisco un'altra. Potrei fare di nuovo il sistema del rapimento. Mi intriga sta cosa di rifarla. Sai come si potrebbe arrabbiare il capo del consiglio studentesco se vedesse che ho rapito di nuovo una delle sue? Ok, la smetto di infogarmici così. Non farti vedere mentre sei lì con la mazza, sì, ha senso effettivamente, ha perfettamente senso. Ora facciamo un trucchettino, se no potrei anche provare a rapire qualcuno, Non mi dispiacerebbe provare a rapire qualcuno per vedere se riesco a farne fuori un'altra. Tra l'altro il capo del consiglio studentesco, quella che si è vista di spalle tutta incavolata, dovrebbe essere, se non sbaglio, la mia ultima rivale quando ci sarà il gioco completo, l'ultima che ci proverà con Senpai. Era bassa perché ha ucciso una del consiglio, sì sì, lo so che è quello il motivo, però... Vediamo un po'. Riuscissi a ammazzarle tutte sarebbe stupendo. Guardale le telecamere, guarda le telecamere come funzionano. I metal detector invece dove stanno? I metal detector dove sta? Ah, ok, ecco dove stanno. Questo potrebbe essere un bel problema, in effetti. Vabbè, ho capito, ma come fa uno a vivere così? Dai! Vabbè, ho capito, ma che caspita! Siete tutti da TSO qui. Tanto mi piglio la siringa, ciao. La siringa è di metallo? O devo mettermi a fare dei tani giri per non prenderla? Beh, intanto andiamo a prendere altre cose. Ciao. Bah! Mi serve assolutamente un tranquillante. Ho sbagliato, ho cambiato musica. Mi serve un tranquillante. Ora ci riprovo e vedo cosa succede se ci riprovo a fare il sistema del rapimento. Droppami un tranquillante. Vai, bimba, vai, 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 droppa. Pleasure doing business with you. Sì, sì, lo sappiamo tutti che è un piacere fare affari con me. Che sono l'unica che ti calcola in questa scuola maledetta. Da scuola a caccia di sicurezza è un attimo, hai ragione, Peppe. Ciao. Devo stare attenta alle telecamere. C'è il vicino! Vicino amicissimo. Ok, da qualche parte dovete trovarci anche quello che mi serve. È di metallo la siringa, quindi devo stare attenta. Interessante. Interessantissimo. Ah,
Allora, tu mi segui un attimo, allora, cara. Tutta che sei già fuori. Vieni, vieni un attimo con me. Seguimi. Seguimi. Ciao. Visto che era già fuori, così non dovrei attraversare il metal detector. Da qualche parte qui dovrebbe esserci il mio tranquillante. Non mi ricordo in quale parete, di solito mi confondo sempre. Però adesso lo vado a prendere. Seguimi, bimba, mi raccomando. Continua a seguirmi. Non t'azzardare a smettere di seguirmi. Ecco lì il mio tranquillante. Andiamo un attimo in palestra. Speriamo che non ci siano quelli del club del teatro. Ci saranno sicuramente loro. Pazienza, andiamo uguale. Dove sei, bimba? Bimba? Ecco, brava, fai bene a seguirmi. Vai, andiamo. E vabbè, è diventato un carcere di massima sicurezza sto posto. Allora, prima che arrivi gente, vieni, vieni ciccia, vieni, 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 vieni. Micia, micia, micia. Mi sta ancora seguendo, vero? Non è che sta girando un tondo così. Eccola, eccola, vieni bella, vieni, vieni, vieni. Mi dispiace far chiudere un altro club, ma in realtà non me ne frega assolutamente nulla, quindi andiamo. No, ma dov'è? Dove è finita l'altra stanza? No, le altre stanzine mi servono. Oddio, B, grazie mille a Super Chat. Mua! È già successo un taglio coincidente con acqua e corrente elettrica? No, perché ho provato, ma le studentesse del consiglio non gradiscono i miei snack, neanche se sono appena usciti dalla macchinetta, purtroppo. Tranquilla, non ti voglio fare cose magiche, però ti voglio solo fare questa cosina. Oh no, YouTube l'ha fatta. Vabbè, è solo addormentata alla fine, non l'ha uccisa, è solo addormentata. YouTube sta dormendo, sta dormendo, sta dormendo, sta dormendo, sta dormendo, sta dormendo. Allora, se dite che c'è una nuova stanza dove posso andare, ci andremo. Poi ci andremo. La siringa dove l'ho lasciata, però? Intanto devo dropparla qui dentro. Non ci andava nessuno a quel club? Sì, sì, c'erano. Ci sono 5 membri obbligatori per ogni club almeno. Ok, allora, ragioniamo un attimo su da farsi. La siringa ce l'ho ancora io. Vorrei tanto liberarmene, ma non so come. Quindi adesso devo trovare il modo di tornare in classe senza dare nell'occhio. Ciao. Cosa ci facevo io in palestra? Niente, niente, sta solo dormendo. Sta solo dormendo, niente. Ciao, ciao, benvenuti. E a questo punto la cosa da fare sarebbe andare a provare a disattivare le telecamere con molta attenzione. Vediamo se ho capito di quale stanza parliamo. Corri, 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 Ayano, corri. Però se ci sono dei metal detector è un problemone. Metal detector, forse questa stanza qui è quella che disattiva le telecamere. Vediamo se fosse questa. Questa è la stanza degli annunci. Ma non vedo tasti per disattivare telecamere. Se no devo andare semplicemente a casa. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, ops. Le telecamere sono casualmente state spente. Chissà chi potrebbe essere stato. Però il metal detector funziona ancora, accidenti. Grazie ancora a B per la super chat e grazie anche a Kima. Allora. Ok, le telecamere come vedete sono morte. Grazie che mi avete dato questo consiglione. Sì, ok, perfetto. Abbiamo spento tutto e adesso potremo anche andare a lezione tranquillamente. Quella siringa ancora ce l'ho in mano, ma pazienza. Sapete cosa? Mi devo alzare un po' la reputazione. Comincia a abbassarsi. Quindi alzami la reputazione. Alzami la reputazione, alzami la reputazione, alzamela, alzamela, che devo stare assente da scuola per un sacco di giorni. Ok, basta, non ho più mutandine, quindi per ora me la farò passare così. La mia reputazione è altissima, tutti mi amano, tutti mi vogliono. Allora, facciamo una cosa. Ciao, l'uomo con i dolcetti. No, sono panini. Andiamo a lezione a questo punto. 7. Sì, infatti uso il TP per il metal detector apposta per evitare problemi. Costruire le armi chimiche. Che tipo di armi chimiche esattamente? Vabbè. E poi ci andiamo a casina, tranquilli, a torturare. Voglio vedere che altro tipo di sicurezza vogliono mettere in atto quando vedranno sta roba. Kira uccide Osana. Non c'è Osana ancora, purtroppo.
Ma nessuno si è insospettito un goccino dal fatto che hanno spento tutte le telecamere, no, eh? Solo io l'ho notato? Vabbè, andiamo a casa. E di notte tornerà. La siringa non è di metallo? Beh, meglio, è sparita una persona e quindi il club chiude, perché sono un po' mentecatti in questa scuola, ovviamente. Infatti se un insegnante non viene a scuola per un giorno, di solito lo licenziano. Che bella atmosfera. Che bella. Allora, qui sotto ci deve essere quella disgraziata lì che non se lo meritava assolutamente di fare quella fine. Bimba, mi spiace, non è colpa tua, non sei tu, sono io. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace tantissimo, cara, ma è la vita, è la vita. È la vita questa? Hello darkness my old... guardate com'è diventato cupo questo posto. Il problema è che bisogna vedere se ce la faccio a torturarla abbastanza. Già mercoledì. Esatto, hai spento le telecamere di sicurezza? Tutto normale, però hai un secchio d'acqua in mano oppure manchi per un giorno, sei un assassino. Mi domando che cosa, vabbè, non lo vuoi sapere. Ok, ok, tutto a posto, tutto a posto, tutto tranquillo. Il problema è che oggi è giovedì. Il problema è che oggi è giovedì, ma io se vado a scuola oggi allora. No, 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 non si resetta nulla. Allora, oggi è giovedì, quindi si continua. Però devo poi rimandare un po' indietro l'orologio. Andiamo a scuola, ma rimandiamo un po' indietro l'orologio, perché purtroppo siamo un po' troppo in là con la settimana. Se arriviamo a venerdì, poi c'è il game over. Farei questa sera live su Twitch? Può darsi, Clelia, può darsi. Come va con le case editrici? A schifo, come sempre. Non mi ha calcolato nessuno ormai. Da un bel pezzo. Che tristezza. Un giorno scriverò un racconto un po' yandere, se riesco. Ma cosa le fa? Non si può vedere? No, non si può. Ci è vietato saperlo, purtroppo. Farà sentire le canzoni di Gigi D'Alessio, non lo so. Dai. Dai, Under Simulator, caricati, non mi crashare proprio adesso che mi interessa. Dai. Hai già morso la mela col rossetto? Non ancora, perché non avevo la mela, avevo solo il rossetto. Vediamo se riesco a rimandare un po' indietro il giorno. Sperando che quella sottoterra continui a essere torturabile. Quando vuoi torturare schiaccia meno e si abbassa automaticamente la sanità mentale. Va bene, proverò a far così. Scrivi un libro su Yandere? No, un libro no, ma è un racconto interessante, potrei scriverlo prima o poi. Le fa guardare Adrian? Ah, dite che è quello. Scrivetemi poi nei commenti secondo voi che cosa fa Ian, tipo se fa vedere le canzoni di Gigi D'Alessio o non lo so, la fa giocare a qualcosa, non lo so, a Fortnite compulsivamente, ma che ne so. Dai, 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 caricati, caricati. Intanto sto giocando con questa cosa che serve per fare i disegni in prospettiva. Guarda come sono tutti depressi, poverini. C'è l'atmosfera che è calata vertiginosamente perché è sparita un'altra studentessa. E nessuno capisce che ci sono dietro. Io. Andiamo in classe, va? Andiamo semplicemente in classe. Frega niente, qui sto facendo. Li fa vedere i My Little Pony? Guarda come sono tutti depressi, poverini. Vai, vai, ho sbloccato anche la chimica. Adesso cos'è che posso fare? Veleni. Veleni, veleni vari. Ok, torniamo a casa, vai. Abbiamo un lavoretto da fare. La tortura con le battute squallide. Allora voi dovreste essere già tutti morti. Le telecamere sono state riaccese. Pazienza. Guarda com'è diventato tetro sto posto. Gli fa mangiare la pizza con l'ananas. È possibile. È possibile. La fa insultare agli hater che hanno la grammatica di mail. Ma oddio, quello sarebbe veramente terribile. Vai un attimo giù, bimba.
benissimo, con questa domattina sarà a posto. Più o meno ci vuole 24 ore per... No, ci vuole parecchie ore per abbassare la sanità al 100%. Perfetto, domani vieni a scuola con me, bimba, vai. Saranno tutti molto felici di vedere che lo farai di nuovo. Dobbiamo soltanto decidere chi sarà la nostra vittima. Continua. Ok. Ok, basta. Le mutande le mettiamo con l'orsetto, perché sono carine. Così almeno ho meno penalità quando faccio le azioni da yandere. Ma non puoi aprire i maschi? Secondo me no, in realtà. La tortura dicendo che i vegetariani mangiano il pesce. Può darsi. Andiamo a scuola, andiamo a scuola. Chissà come saranno contente di vedere che è morta un'altra delle studentesse del consiglio. Oh, devo solo stare attenta col coltello a non cadere sotto i cosi, ma col TP forse riesco a farla franca. Vediamo. Uccidi quella con gli occhiali? Va bene. Ma vi vedo un po' confusi però, Gli sto facendo vedere come gioco a Fortnite. Sì, ci sta. Ci sta che sia quello. Dai, dai, caricati, giochino bello, caricati. Ok, gli fa vedere le ship cringe, può darsi. Gli fa vedere Barbara D'Urso, può darsi. Gli fa sentire le idee degli antivax e dei terapiattisti, può darsi. Sto facendo come il tizio di dei Simpson adesso, con queste mani così. Eccellente. Ok, adesso non devo fare altro che prendere un coltello. Questo, per esempio. Mettilo via Iano, mettilo via per l'amor del cielo. Guardate la gente come è terrorizzata. A fanno bene essere terrorizzati. Adesso andiamo qui, lontano dalle telecamere di sicurezza. Andiamo a prendere la bambina che è là dietro, poverina. Quella con i capelli neri, con gli occhiali. Vieni, vieni, Micia, vieni. Cucciola, vieni, la mia reputazione sta andando un po' al schifo, ma non importa. Tranquilla, non è per niente inutile, sei molto utile. Ora dobbiamo soltanto decidere chi muore. Allora. Allora, vediamo un po'. Bisogna essere un po' indecisi qui. O quella o quell'altra. Io... Quella con i capelli neri, dai. Facciamo Kuroko Kamenaga. Vai. Benissimo, lei. Vai. Vai, 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 bimba. Per abbassare la mentale... ve lo dimentico sempre, d'accordo, lo faccio. Ma Osara non fa niente. Non fa niente soprattutto perché non esiste ancora nel gioco. Non so perché, ma ho l'impressione che la scuola sarà molto preoccupata quando succederà ancora questo. Aspetta, ma c'è il metal detector! C'è il metal detector! Cavolo, non ci avevo pensato a questa cosa! Non posso spegnere il metal detector! Oh no! Oh no, non ci avevo pensato a questa cosa, no! Oh no, come faccio? Non andare... vai a diritto. Spero che sia a diritto quella donna, devo intercettarla io prima che la trovi lei. No, devo uccidere quello, ho sbagliato. Dov'è quell'altra? Non ci si vede nulla in questa atmosfera bassa. È qua giù. No, neanche, dov'è? Dov'è quell'altra? Dov'è? No, sono in metal detector, ho paura che li attraversi. No, cavolo. Dove sta? Dove sta quell'altra? No. Non sento rumore di di morte. Eccola lì. Dove sarà? Basta che non passi un metal detector, va tutto bene, cavolo. Ma il Pepe e Spero fanno solo a noi? A lei no? No, solo a noi lo fanno. Death Dude va scritto con la D. Ho provato con la T, non vedi mai nulla. Poi ci provo. Certo, comunque, che anch'io sbaglio sempre persone. Vado sempre a beccare quelle più nascoste. Vai, vai, vai. La
Devi andare vicino alla lenta le cose. Questa atmosfera. Dai, dove sta quella donna? No, seriamente, dove sta? Ci abisco, eccola lì, eccola lì, eccola lì. No, 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 aspetta, la blocco io. Ferma lì, no, non volevo farti. No, volevo bloccarla un secondo, ma non ci sono. Va bene, smetti di spintonarmi però, eh. Ops, ce la sta facendo, l'ha presa. Adesso mi devo girare perché sennò mi censurano anche l'inferno. Comunque, per farvi un'idea, ecco, avete visto un bel discorso di cosa sta succedendo. Parliamoci sopra. In questo momento stanno scattando le foto perché sono successe cose magiche nella scuola. Ayano, potresti anche sembrare un po' terrorizzata però, eh. Ayano, un po' di impegno, su. Un po' di impegno per sembrare un po' più terrorizzata. No, non sembra per niente terrorizzata. Sta continuando con l'altra a suicidarsi, direi. Non ho censurato, lo so, volevo farvi vedere un pezzettino. Quindi, niente, non ho potuto censurare. Guardate gli Under Vision, che begli occhietti che ha. Guardate che bella. Guardate che sexy con questi occhi. Questi occhi da Yandere. Guardate che bella. E le persone se ne vanno. Ops, ma che cosa sarà successo mai? Io non lo so, assolutamente. No. Guarda, vai a fare una foto laggiù, tu, vai. Qualcuno faccia una fotografia, dai. L'ha visto. Perfetto. E un altro membro del consiglio studentesco se ne andò. Ma sapete che cosa? Sarei quasi tentata di provare a rapire qualcuno. Ce la faccio in 4 minuti a rapire qualcun altro? No, poi la trovano nella scatola. No, niente, non posso rapire niente adesso. Forse ce la potevo anche fare, ma non potevo. Dai bimba, muori, che è tutto quello che stiamo aspettando. Ok, abbiamo ben 4 minuti di tempo. Potete velocizzare il tempo, effettivamente. Come si fa a velocizzare il tempo? Allora, pass time. Non me lo fa fare di passare il tempo. Come mai non me lo fa fare? Capito perché il video qua che è buggato come lo schifo? Non me lo lascia fare. Dico ma non funziona. Se invece qui c'è un comando per passare un po' il tempo. Mi sa che ci tocca aspettare, sapete? Ah, plus sign. Sì, in realtà si può aumentare il tempo così, ma... Come dire... follettine. A me non funziona, per qualche ragione molto simpatica, a me non funziona. Plus sign o equal sign? Non mi funziona il coso per il tempo. No, comunque adesso non va arrivare i poliziotti, non ci si può fare niente. Quanti anni bisogna avere per vedere? Non ho fatto vedere praticamente nulla in realtà, eh. Ho visto solo un pezzettino in cui c'è la vittima che è saltata addosso a quell'altra vittima, ma l'ho fatta vedere proprio per un terzo di secondo, quindi penso non ci dovrebbero essere troppi problemi. Però per qualche motivo non mi fa scorrere col tempo. Vabbè, magari è un momento in cui non si può scorrere, dai, non c'è problema. Magari... Ciao, prof, volevo dirvi che ho visto delle cose. Posso avvertirle? Sì, in realtà ce l'avevi una ragione per stare qui. Ci sono due studentesse morte. Sì, ci sono delle studentesse morte. Oh, guarda, Lydicard è quella che serve, penso, per passare il metal detector senza problemi. Ma com'è chiaro, è in un posto in cui può essere un po' un casino prenderla. Ti immagini Follettina che gioca Yandere Simulator? Ma se ci vuol giocare, voglio dire, anche lei ha sudito. Però, prof, voi siete veramente dei prof orribili. C'è tipo un cadavere lì per terra, non so bene dove, ma voi non andate neanche a controllare cosa è successo. Cioè, io non lo so. Dobbiamo aspettare che gli studenti chiamino la polizia. Gli insegnanti non fanno più niente. Quando appare la schermata che indica l'atmosfera e giorno della settimana, premi 1 per andare direttamente a lunedì e 2... Ok, grazie. Ciao, prof. Posso andare a dormire un po' sul lettino? No, soltanto se ho fatto a botte con i cattivi ci posso andare. Ciao! Tanto non ho niente addosso di cattivo, posso andare sotto le telecamere quando voglio. Poi siccome sono una persona un po' infame, le voglio disattivare le telecamere, così faccio venire ancora più ansia alle persone, vai. Ma qual è il metal detector? Ciao!
Guardala come è camminata in metal detector sta qua, tutta tranquilla. Niente, volevo passare. Ma come sono cattive con me ste donne? Ma io non lo so. Ciao. Non sto assolutamente andando a disattivare le telecamere di sicurezza. Oh, fammi passare. Fammi passare. Chiudiamo la porta, non voglio che qualcuno mi veda. Come si insospettiscono ste qua appena mi vedono passare? Oh. Ops, potrei averle spente per errore, chissà come mai. Esatto, ci sono due cadaveri, tutto normale. Ma se giri con un secchio d'acqua sei una psicopatica. La logica di Andy Simulator non fa una piega, veramente. Mi piacerebbe andare lì e zac, zac, zac. E non si può, purtroppo non si può. Quindi proverò magari a farlo prima o poi. Adesso dovrebbero essere con un'ansia terribile, visto che stanno morendo tutte quelle del loro gruppo. Ne sono rimaste soltanto due. Ciao. E queste qui che sono la batteria, felicemente. Ok, a posto. Allora ragazzi, io è un'ora circa che sono in live a questo punto. Ora vediamo che cosa succede dopo il rapimento, perché sono curiosa di vedere la scuola in che razza di caos da per sfondare. Teoricamente si può andare avanti così finché non sono morte tutte, suppongo. Ora vediamo dopo la seconda cosa succede. 5 minuti alla fine sembrano un'eternità di tempo, ma se uno ha bisogno veramente di togliere tutte le prove di dosso, un po' ci vuole effettivamente. Dai, ora vediamo che cosa succede. Questo è il modo di andare simulator. Perfetto. Quella che ha ucciso la vice. Mi fa piacere per lei. Ciao Mirea. Una scena di omicidio-suicidio, esatto. Esatto, c'è anche il match, naturalmente. Non possono arrestare nessuno perché... Ops, sono anche... Non riesco a trovare niente di incriminante neanche nelle telecamere. Mi sa che a scuola sono tutti un po' preoccupati. Nello scantinato ovviamente non c'è nessuno al momento. Immagino che si potrebbe fare questa cosa su tutte le studentesse. Comunque il metodo c'è. Il metodo c'è e è questo, secondo me, quello più funzionale per farle fuori. Ovvero non farlo, ma farlo fare a qualcun altro, perché è molto più efficiente come meccanismo. Immagino che la scuola a questo punto sia sprofondata nel caos più atroce. Tanto le telecamere sono ancora attive e io però potrei continuare a rapire le persone fino a che non sono schiantate tutte, quindi immagino che il sistema sia lo stesso. Hanno messo la sicurezza in più, è diventato un mezzo carcere, però suppongo che si possa trovare il modo di, come si può dire, far sparire le persone nel caso. Anzi, voglio fare un piccolo test. Allora, quindi vi ho fatto vedere come uccidere i membri del consiglio. A quanto pare il sistema migliore, probabilmente, piuttosto che andare lì di brutalità e cercare di ammazzarle, per quanto non credo sia impossibile, però visto che hanno lo spray, penso che sia meglio il sistema dell'omicidio-suicidio. Al massimo ammazzate e torturate altra gente che non c'entra nulla. Attenzione alla reputazione, però, perché è facile farsela abbassare moltissimo con questo sistema. Facciamo una cosa, mandiamo le insegnanti a insegnare e vediamo di rubare i D-card. Voglio vedere se con quelli D-card è possibile passare anche sotto i metal detector senza problemi. Non lo so, l'idea di Yandere Dev era quella, sapevo. C'è il funerale, mi dispiace per loro, non ci si può fare niente. As a result of this terrible tragedy. Quindi facciamo passare il tempo, abbiamo detto che se premo più passa il tempo, a me non mi passa il tempo, a premere più, non so come mai, che magia è questa. Non va né avanti né indietro, clicca più più. E no, non mi funziona, ragazzi. No, non mi funziona a me il più, non so che dirvi. Non mi funziona il più. Immaginate fare un omicidio qui davanti a tutti, come sarebbe divertente. È anche un po' stupido, in realtà. Dove sono i membri? Eccone una. Eccole quell'altra. Ormai dovrebbero essere un po' tutte... come si suol dire, un po' tutte preoccupatelle. Benissimo, direi che ce l'abbiamo fatta, ne abbiamo fatte fuori ben due, guardiamo le informazioni. E volendo si può andare avanti così fino a che non si sono ammazzate tutte, suppongo. Suppongo che si possa andare avanti così finché non sono ammazzate tutte. Teoricamente la potrei fare una cosa però a quest'ora, volendo. A cliccare che cosa? Vediamo,
Pensiamo un attimo ad affarsi. Vorrei veramente vedere se effettivamente c'è un modo per far fuori tutte e vedere che cosa succede. Forse dovrei usare veramente l'Ebola Mode o qualcosa del genere. La polizia non dovrebbe potermi arrestare perché l'Ebola Mode non è considerata una cosa, diciamo, che interferisce con la scuola. Ma se vado in infermeria e scrivo Dead Boy, cosa succede? No, Dead Dude, cos'è che avete detto? Boh, non mi succede niente a me. Non mi succede niente se schiaccio più, mi dispiace. Anche senza debug, no, non mi succede niente. La rivale con i capelli bianchi è implementata quando ho uccidete tutte le altre. Ah, boh, sarei quasi tentata a tirare fuori un easter egg, guarda. Proviamo a prendere l'Ebola, va? Cioè, non in quel senso. Sto per provare, vediamo se riesco a ucciderne qualcuna. Non dovrebbero potermi identificare come un problema, però non posso neanche farvela vedere perché è un po' troppo... È un po' troppo, però... Però posso fare un'altra cosa. Posso fare questo. Posso fare questo adesso. Sì, ma prendi lo sto quaderno, però. Scrivi, donna, sai scrivere, perché non funziona più? Scrivi. Ecco. Allora, chi uccidiamo? Proviamo così, effettivamente, ora che mi state a pensare. Con metodi un po' meno ortodossi. Tipo tu. Tu morirai di scossa adesso. Potevo scegliere l'altra, invece no, quest'altra se ne è andata tranquilla. Sentite il rumore di scossa? Potete anche scrivere di nuovo, Iano, eh? Potete anche scrivere di nuovo e vedere cosa succede. Dove sei? Ops! Ammazziamo anche lei, vai! Lei morirà... elettrocussione di nuovo, dai! E tu morirai alle 7.45, quindi dovresti essere già morta. Dai! E infatti... Combustione spontanea. Ops! Prendo la patatina e me la mangio. Adesso non devo far altro che aspettare la polizia. Abbiamo ammazzato tutti i membri del consiglio studentesco. Due con un sistema che si può utilizzare senza cheat e due scrivendole sul Death Note, perché scrivere sul Death Note è una bella cosa. E nessuno potrà pensare che io senti qualche cosa, giusto? Ciao, Cocona! Ciao, Cocona! Guardami, prof! Guardami, prof! Sono qui con la sedia! Guardami lì! Mi sembra normale a voi sta cosa? No, io chiedo, perché a me tanto normale non mi sembra, onestamente. Ovvio che con questo sistema al Death Note adesso potrei mettermi a disfare tutti, ma la challenge la fai fuori le donne del consiglio studentesco. Con questa sono morte tutte. Voglio vedere cosa succede. Voglio vedere cosa succede quando sono morte tutte, guarda. Immagino che o dovranno mettere delle altre o non lo so effettivamente. Non l'ho mai fatta sta cosa di uccidere tutti i membri del consiglio studentesco. Allora, io ho la sanità a posto. I corpi sono stati beccati, però non posso mettermi a toglierli perché ho dei testimoni. Quindi potrei rubarli di card effettivamente, visto che le prof sono tutte distratte. Potrei rubarli di card. Vediamo un po', ora che è qui abbandonata possiamo prenderla effettivamente. Ma non so dirvi se effettivamente contro il Metal Detector ha qualche potere. Forse, immagino di sì. Comunque le prof che si sono portate dietro anche la sedia, cioè io veramente non ho parole. Lo so, avere qualcuno davanti e poi rimane bimbo, ma come corri? Bimbo, ma come corri? Ti prego, davvero, ma come... Chi ti ha insegnato a correre in quel modo? Corro io, neanche io corro in quel modo, dai. Che modo di correre? Quanto eterosessuale devi essere per correre in questo modo, mi chiedo io. È
Vabbè, l'avete visto anche voi che... Niente, tormentiamo le persone che scappano giusto per vedere cosa fanno. Ormai questa scuola sarà... Oh, saranno tutti disperati. Comunque vedo la gente che prende la scossa a caso. Ho disattivato la musica momentaneamente perché era un po' forte. Comunque, avete visto cosa è successo? Steven Universe Mod purtroppo non esiste, ragazzi. Mi dispiace, ma è così. No, non devo andarmene. Prova a cliccare punto più volte. Sì, lo so cosa succede se schiaccio punto più volte. Lo so. Ma non so se funziona anche sulle... sugli easter egg, sinceramente. Posso provarci, ma... Sì, funziona anche sugli easter egg. Mamma mia, però, eh. Mamma mia. Non me la ricordavo così, Light Yagami, io, sinceramente. Non so voi, ma... Lady Carnes aveva passato sotto il Mecha Detector anche con gli oggetti. Sì, penso... Allora, l'idea di Yandere Dev so che è quella. Il fatto che poi funzioni non lo so, in realtà, devo essere sincera. Sì, penso anch'io, credi, che sia dalla tua squadra quel ragazzo. Ma anche se non me lo diceva, guarda, non ce n'era bisogno di dirlo, Ma sono chiuse le scuole della... i cancelli della scuola, fammi capire. Ah no, vabbè, posso passare di qua. Dai, poliziotti, arrivate, che voi vedete cosa succede quando sono state sterminate tutte quelle del consiglio studentesco. Io sono un innocente quaderno come arma, non penso poterno pensare che io possa averci fatto qualcosa, no? Però me se lo tengo in mano. Per avere tutti i voti al massimo in una volta, prima devi schiacciare tutti i punti a una materia e poi schiaccia tab. Interessante. Grazie per il consiglio. E beh, certo che così sono un po' provocante però, Cioè, non mi vedo neanche più i piedi. Oddio! Oddio! Quando sono fatti così sti modelli. Dai, voglio vedere cosa succede. Dai, voglio vedere cosa succede quando arriva la polizia. Voi tranquilli qui che camminate, ve ne frega niente. Ma i musicisti possono veramente camminare? Ma tutti in classe sono? Frega niente, ve lo compa. Ma niente. Pieno di banchi vuoti e nessuno frega assolutamente niente. Ma io non lo so. Dai, tra 47 secondi sapremo. Ma senpai? In tutto questo non ci ho neanche mai pensato a senpai. Guarda questa qua come è terrorizzata, poverina. Sono tutti terrorizzati, poverini, sti qua. Guarda lì, guardali, tutti terrorizzati sono. Ciao, Cocona. Ciao, tesoro, come stai? Anche la foto è in bianco e nero. Povera scucciola. Povera Coconina, tesoruccio della mamma. Manda avanti il tempo, non posso. Quando arriva la polizia non posso farlo, devo solo aspettare. Vuoi vedere cosa succede adesso che sono morte tutte? Che tipo di provvedimenti dovrebbero prendere a scuola? Forse nessuno, non l'ho mai fatta sta cosa, vediamo. Lo scopriremo molto, molto presto. 5, 4, 3, 2, 1. La polizia dov'è? Lo vedete anche voi che il tempo è finito, vero? Ho paura di aver buggato qualche cosa. Grazie, Leonis, love is back. Grazie per la super chat. Cos'è sto buggone? Cos'è sto buggone? Cos'è? Spiegatemi. Ma allora? Allora? No vabbè ragazzi, si è buggato l'inferno qui. Anche andare a lezione volendo. Ecco, ho sbloccato, meno male. Hanno trovato dei corpi elettrificati e non trovano nessun'arma del delitto. Hanno cercato nelle telecamere, ma non c'è niente neanche lì. Ayano apparentemente era innocente e non hanno trovato nessuna prova. Ayano stalkera. Voglio sapere cosa è successo. L'ho provata a fare quella cosa di infermiera, ma non mi funziona. Cioè, voglio dire, e poi? Vediamo cosa succede a scuola. Probabilmente niente, però sono morte tutte. Non so se adesso c'è la super capa suprema di tutte le cape superiori, magiche e strafighe, però proviamo a vedere se succede casomai qualcosa. Sono curiosa di saperlo. Probabilmente non succede proprio nulla, semplicemente c'è meno sicurezza. O almeno immagino che ci sia meno sicurezza. Meno male che sono riuscita a trovare il bugghino.
Sì, beh, Alt F4 chiude l'applicazione, dai, non mi trollate così. Una volta l'ho fatto mentre ero live su Twitch perché non lo sapevo, ma da quella volta non mi avete più fregato. Loading ci sta mettendo un po' boom boom crash proprio, eh. Ma con l'easter egg di Death Note arrivare a indagare sarebbe troppo figo. Sarebbe troppo, 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 troppo figo, troppo, troppo, ma non è così. Come ci si abbona? Dovrebbe esserci un tasto qui sotto per l'abbonamento. Kira, perché non fai gli incontri con i fan? È perché sono difficili da organizzare, purtroppo non so veramente come fare. No, dai, non crashà, non crashà. Gioco malefico, non è crashato. No words can express Sì, the lo so, sense siamo of tutti molto loss we depressi. E feel mo? as a result of this terrible Salve, incident. sono della Ciao, Peppe! polizia. No, no, la polizia, no, Sono qui per no, sono arrestarla. innocente, non ho fatto nulla. L'abbiamo scoperta No, e non ho ora fatto. deve venire con noi in commissariato. Ma io non ho fatto niente! Ho solo scritto dei nomi su un quaderno. Chi lo sapeva che era un Death Purtroppo, legge. Note? Ma no, ma io non ho fatto niente. No, abbiamo le prove. No, Sono tutte su un sito chiamato YouTube. E... non è possibile, mi hanno incastrata. Non sono io quella che si vede nella webcam. Non è la mia voce quella che si sente. Non lo so, non sei convincente. Se vuoi scrivo anche te su... No, volevo dire, potrei scrivere anche il tuo No, nome. questo non fa che aggravare la tua Oh posizione. no, come la mia posizione. Allora, guardiamo con onore tutto quello che siamo riusciti a fare. Quindi, abbiamo fatto due rapimenti e due morti oneste. E poi tutte i membri del consiglio studentesco sono state sterminate. Quindi, ragazzi, è stato un onore farle fuori. No, volevo dire, signor poliziotto, non ho assolutamente fatto fuori nessuno. Le ho soltanto mandate in vacanza perché, poverine, il loro lavoro era troppo duro. Una vacanza dalla quale non torneranno mai più. E detto questo, grazie a tutti e alla prossima con Kiriander, Eternal Love. E se avrò dei problemi con questa live, ve lo farò sapere, perché secondo me ne avrò. Anche solo per quei 4 secondi, no, per quei 4 centesimi di secondo in cui in cui ho fatto intravedere che c'era qualcuno morto, ma vediamo. Grazie a tutti e alla prossima. Siamo riusciti a fare fuori tutti quei rapimenti, quindi se avete altre challenge scrivetemi nei commenti. Ciao! Una patatina e me la mangio. Ok, adesso la dovevo smettere però di fare così. Ciao, ciao.